Benvenuti nella mega recensione della Hero 10 Black. Come ogni anno, come tradizione su questo canale, andiamo a giudicare i pro e i contro dell'ultima uscita in casa GoPro. E quest'anno mi sento davvero tranquillo perché ho avuto l'occasione di testarla per due settimane durante il mio viaggio alle Canarie. Un tour di quasi tutte le isole delle Canarie, durato circa appunto due settimane, che ha visto lei la piccola... Hero 10 Black come praticamente unica protagonista multimediale eh, delle mie avventure. Perché di fatto ho voluto proprio andare in vacanza, essere minimale. E mi sono portato la Hero 10 Black per questioni comparative, anche la precedente Hero 9 Black, e basta, non mi sono portato assolutamente nient'altro perché volevo appunto staccare un po' la mente, avrei voluto sì portare droni FPV e quant'altro, magari andare a sorvolare. Uh, il vulcano in eruzione che chiaramente non sono andato a visitare perché l'isola era bloccata e in questo modo ho davvero avuto il tempo per giudicarle. Quindi mi sento tranquillo per iniziare. Non sono dei giudizi buttati giù così dopo due giorni dall'uscita della GoPro e la solita mega recensione, quella che tutti voi rispettate e quindi partiamo subito. Il video potrebbe essere un po' lunghetto, quindi cercherò di mettere qua sotto una suddivisione in capitoli che andranno a sviscerare un po' tutte le caratteristiche di questa GoPro. Partiamo subito da un discorso generale e chiaramente diciamo che questa GoPro appena uscita, la Hero 10 Black, è certamente la GoPro migliore di sempre, ma andiamo bene a capire che cosa vuol dire migliore e perché può essere migliore per alcuni, ma non per tutti. Partiamo proprio dal lato hardware, cioè come è fatta esternamente la nostra GoPro. La nostra GoPro esternamente non vede alcun cambiamento rispetto al precedente modello Hero 9 Black, perché è proprio identica, identica in dimensioni, peso, tutto quanto uguale, a parte appunto delle piccole migliorie che riguardano la lente protettiva che Rimane removibile, a cui è stato aggiunto un coating idrorepellente, quindi sostanzialmente in generale tutte le gocce scivolano da questa lente. E da quello che ho visto è proprio così, anche se ogni tanto alcune gocce purtroppo rimangono nell'inquadratura, ma diciamo un buon 80% viene eliminato e questa è un'ottima cosa. In passato andavamo a Utilizzare delle pellicole che si applicavano sulla lente per far scivolare via queste benedette gocce, diciamo situazione non ideale perché tutti gli strati che aggiungiamo alla lente della GoPro. In un qualche modo ci disturbano l'immagine. Un'altra cosa che cambia è questo qui un particolare che eh, a prima vista potrebbe essere un particolare di risparmio: sportellino laterale è diventato in plastica. Diventato in plastica perché eh, in passato eh, sono stati segnalati un pochettino di problemi con il precedente della Iron 9 Black, che era in metallo, perché tendeva. Diciamo ad arrugginirsi con l'acqua salata. Questa cosa qui chiaramente non accade se voi mantenete bene la vostra GoPro, gli fate una piccola manutenzione e diciamo se la usate in acqua salata o anche in acqua dolce in generale, ogni tanto risciacquarla sotto il lavandino di casa è un'ottima pratica. Tutto il resto di questa GoPro rimane uguale. Uguale lo schermino dietro, uguale l'attacco sotto con le alette magnetiche, tutto quanto è uguale. Quello che cambia è un fattore estetico, la scritta GoPro eh, in blu che veramente nessuno si aspettava. All'interno, il responsabile un po' del miglioramento generale di tutte le funzioni, che vedremo appunto dopo video e foto, è dato da un processore, un processore, un chip molto più potente, il GP2 cambiato appunto rispetto alla precedente IRON 9 Black dove appunto trovavamo il GP. Uno. Questo consente in generale tutta una serie di migliorie a partire da un sistema molto più fluido. L'interfaccia della GoPro è più fluida, il touch molto più responsivo rispetto alla precedente GoPro Hero 9 Black, dove ricordiamoci eh, agli inizi era un qualcosa di quasi inutilizzabile, poi è stato man mano migliorato con alcuni aggiornamenti firmware, adesso nella Hero 10 Black, con questa nuova potenza. Del chip GP2 tutto scorre fluido e tra le altre cose quello che eh, consente di fare il processore GP2 è di avere eh, proprio una maggiore velocità del sistema, qualsiasi cosa viene salvata e registrata prima, eh, le foto vengono acquisite prima. Eh, tante volte, infatti, con la ir 9 Black ma anche altre eh, GoPro diciamo la risoluzione delle foto aumentava sempre di più, ma eh, alla fine si eh, vedeva che la GoPro diventava anche sempre più lenta. Questa cosa qui non accade più. La GoPro Hero 10 Black è abbastanza fulminea anche eh, in elaborazioni come super foto HDR, eh, tutte queste cose qui Viaggiano veramente molto veloce, anche il Quick Capture, quando la GoPro è spenta e la facciamo andare subito in registrazione video, è veramente molto veloce, sia l'accensione che lo spegnimento. Ma c'è un ma, il ma grosso, che la batteria rimane la stessa. E voi direte, hanno messo un processore più potente, il GP2, che sicuramente consuma di meno, sì, in linea teorica nell'elettronica va così. Però in realtà i risultati al momento non sembrano tanto questi. Hero 10 Black sembra al momento con il firmware attuale consumare di più rispetto alla Hero 9 Black. Questo può essere in parte risolto con degli aggiornamenti firmware futuri, eh, però al momento rimane un dato di fatto che la Hero 10 Black consuma di più rispetto alla Hero 9 Black. Altro fatto importante è il surriscaldamento. Questa GoPro qui si surriscalda abbastanza facilmente in maniera quasi sovrapponibile alla precedente Hero 9 Black. Eh, ma comunque riscalda anche un pochettino di più. E questo, nei filmati magari molto lunghi, porta a uno spreco di energia, quindi batterie che si consumano prima. E eventualmente, se utilizzate la vostra GoPro in situazioni appunto di ambiente proprio già caldo di suo, possono mandare. La uh, action cam in protezione termica. E con questo, a parte alcuni appunti che farò alla fine, chiudiamo il capitolo hardware. Sostanzialmente non ci sono grandi novità. GoPro continua a scegliere di mantenere un design veramente largo e pesante per un action cam. Scelta che può o meno piacere, ma uh, tale rimane. Anche se sono convinto che uh, potrebbero anche permettersi di progettare un design più compatto e magari riprendere il vecchio progetto della GoPro Session. Veniamo ora al capitolo video. Questa GoPro qui è di certo una macchina video pazzesca perché riesce a raggiungere risoluzioni e FPS senza senso. Se andiamo a vedere soltanto i numeri, questa GoPro qui dovrebbe anche costare di più del prezzo ufficiale che costa che ricordiamo essere 529 senza abbonamento GoPro Plus e 429 con la sottoscrizione di un abbonamento uh, GoPro Plus prepagato che poi dopo un anno potete scegliere se uh, tenere o appunto annullare. Avere un 4K a 120 fps non è da action cam nel senso è qualcosa di veramente molto notevole e per questo Uh, si potrebbe pagare anche molto di più ma andiamo a pensare un po' che questi sono numeri in realtà numeri che io tante volte trovo un po' sterili soprattutto uh, per la fetta uh, di utenti che utilizza GoPro in maniera un po' più amatoriale i professionisti il 4k 120 fps lo apprezzano tantissimo un amatore al momento tu, per una serie di motivi credo che non sia ancora pronto Toglietevi dalla testa di registrare sempre tutto a 4K, a 120 FPS perché non serve assolutamente a niente, non è che avete un video migliore o peggiore, potete tranquillamente anche registrare in 1080p e con questa GoPro qui avete tutta una serie di vantaggi. E per altri vantaggi intendo ad esempio la stabilizzazione che quest'anno passa a un IPress 4.0 migliore ancora rispetto a quella dell'anno precedente e questo può che non far piacere, perché GoPro comunque di anno in anno riesce sempre a migliorare di più eh, questa stabilizzazione anche in relazione di metterla, renderla disponibile in più FOV, in più risoluzioni, eccetera eccetera. L'Iron 9 Black, così come altre eh, GoPro è molto più limitata, diciamo, sulla stabilizzazione massima in certi tipi di risoluzioni, questa qui invece è presente in molte più risoluzioni. Così come è presente una caratteristica che di noi professionisti eh, sicuramente apprezzeranno, che è il 4 terzi il rapporto video di registrazione. Che normalmente è 16 noni, il 4 terzi la scelta ce l'abbiamo su molte più risoluzioni FPS. Per testare le capacità di hypersmooth della GoPro 10, non potevo che mettermi una pettorina e eh, farla sballonzolare in giro in una piccola corsa. Come vedete, la stabilizzazione non è perfetta, non è che cambia dal giorno alla notte, ma rispetto a GoPro Hero 9 Black, vediamo come quando si hanno dei movimenti improvvisi laterali o anche obliqui, in realtà eh, tutto quanto sia più stabile. La piccola GoPro riesce anche a registrare un pazzesco 5K fino a 60 fps. Qui stiamo parlando di un'enorme quantità di dati e che è veramente assurdo trovare in una camera così piccola. La registrazione dei colori anche e soprattutto in condizioni di scarsa luminosità come possono essere sott'acqua o proprio anche al buio della sera è migliorata molto. E in questo senso vediamo meno grana, meno rumore nel video, eh, più informazioni in generale e un file più pulito. Ricordiamoci, su questa GoPro purtroppo anche quest'anno non è stato inserito il sensore da un pollice che eh, tanti di noi si aspettavano, ma comunque il miglioramento al buio c'è ed è significativo. Sono andato proprio nel buio pesto per testare eh, la GoPro 9 e la GoPro 10 con un mix di luci eccetera e guardate come la GoPro 10 ha un pochettino in più di esposizione, ha dei colori migliori, un bilanciamento del bianco migliore e soprattutto notate le lampade che sono quei puntini di luce come risultano più fermi. Anche in questo caso di Buio Pesto le differenze sono meno evidenti, ma eh, vediamo sostanzialmente come eh, GoPro 10 riesca ad esporre correttamente delle aree in ombra, dove invece GoPro 9 tende a lasciarle più sul verde. Il capitolo foto è abbastanza assimilabile al video. Sulle foto diciamo che vediamo eh, meno miglioramenti, perché i numeri più o meno rimangono gli stessi. Uh, abbiamo anche la possibilità di estrapolare sempre via app uh, delle foto a maggior risoluzione dai video stessi continua a non esserci delle modalità molto comode che c'erano in passato uh, che servivano per registrare il video e nel mentre ogni tanto scattare una foto ogni tot purtroppo questa l'hanno tolta come possibilità e sulle foto notturne proprio quelle delle stellate che piacciono a me mi sembra di vedere dei Buoni miglioramenti, diciamo, non abbiamo il sensore di una reflex chiaramente, ma in generale mi sembra di vedere una migliore gestione di tutta quanta la luce. In generale quest'anno la eh, nuova GoPro, quello che ho notato è che tende sempre un po' a sovraesporre, quindi potreste notare alle volte eh, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità un pochettino di grana in più. Bene, abbiamo detto eh, un po' di informazioni positive, informazioni che sicuramente a chiunque eh, farebbero scegliere la nuova GoPro Hero 10 Black al posto della Hero 9 Black o al posto diciamo di altre GoPro come la Hero 8 che comunque rimane un'ottima GoPro, eccetera, eccetera. Vediamo però un po' ora una serie di nonsense che purtroppo ho constatato. Vuoi per. Il firmware non ancora proprio aggiornato all'ultima versione vuoi per funzioni che spero non si dimentichino di mettere. Li chiamerò bug, ma comunque passatemi il termine. Prima cosa che non mi spiego perché non è stata ancora inserita la possibilità di utilizzare la Max Lens Mod su questa GoPro. Quando andiamo a cliccare, diciamo il menu dedicato per attivare la visualizzazione Max Mod non è possibile farlo e ci dice appunto che dovremo aggiornare il firmware quando sarà disponibile, perché al momento non lo è. Altro bug importante che ho notato è che la batteria, soprattutto quando comincia ad avvicinarsi al 20% di rimanenza, comincia a tirare a caso quanto gli rimane. Cioè nel senso, magari accendo la GoPro, dice 20%, la spengo, poi mi dice 1%, 2%, poi non riesco più ad accenderla, aspetto un minuto diventa 30% casino non, non so come sia possibile questa cosa qui ma l'ho notata ve la segnalo e spero che la mettano a posto perché non è affatto simpatica come cosa. Altra funzione che mi ha disorientato è che ora i profili colore eh, non sono più come quelli di una volta non abbiamo più GoPro oppure piatto ma abbiamo piatto, che quindi è quindi il colore un po' più flat, anche se non riescono proprio a inserire S-Log, eccetera, eccetera. Vabbè, il colore piatto della GoPro, quello classico che conosciamo, e GoPro, che era questa color GoPro eh, riconoscibile, non c'è più. Adesso abbiamo un colore vivace oppure naturale. Non ho ancora ben capito la differenza, lo dice il termine, uno dovrebbe essere più vivace, l'altro più naturale, ma non ho capito proprio il perché di fare una cosa di questo tipo. Altro bug un po' fastidioso che ho trovato nelle foto, eh, soprattutto nelle foto notturne, ci sono degli, dei casini assurdi sugli iso minimi e isomassimi. ogni tanto si riesce a impostare un valore iso minimo maggiore dell'iso massimo, quindi sono riuscito ogni tanto a mettere 1600 di minimo e 800 di massimo, non ho veramente capito, poi sul massimo ogni tanto usciva una scritta a caso foto boh, non ho capito bene perché capiti questa cosa qui ma poi ho constatato che alla fine viene sempre utilizzato 800 di iso massimo e quindi deve essere proprio un bug software e basta e poi una cosa abbastanza grave che non mi è piaciuta niente perché è una funzione che a me personalmente piaceva al momento io non trovo il menu per accendere la gopro da spenta infatti se uno dice gopro accenditi dovrebbe accendersi la gopro ok se lo attivate chiaramente nel menu dedicato ma eh, in questa gopro hero 10 al momento questo menu sembra sparito eh, c'è soltanto appunto il solito eh, menu gopro spegniti gopro fai una foto gopro registra un video eccetera eccetera ma manca l'opzione che appunto è disattivabile gopro accendi Boh. altra cosa veramente pazzesca che eh, sta facendo impazzire tutti l'anteprima nella GoPro app mentre si registra eh, con la GoPro è sempre disattivata cioè questa qui è una cosa pazzesca è sempre stata presente in GoPro molto più vecchie rispetto a questa qui e nella 9 e nella 10 continua ad essere assente non si sa dovrebbe essere anche risolta questa cosa qui via firmware però tale è ci sono ancora due caratteristiche che è bene menzionare di questa nuova GoPro 10, delle ottimizzazioni. Eh, dal lato delle live stream è stata aggiunta la possibilità di stabilizzare la vostra live stream appunto direttamente con HyperSmooth. Prima questa possibilità non c'era. Tra l'altro le live stream viene dichiarato che un 20-30% più veloci. seconda caratteristica secondo me molto più notevole è il fatto che è stata introdotta la possibilità di collegare la GoPro al device mobile direttamente tramite cavo. Questo qui su Android potete farlo con, con un cavo USB-C to USB-C, mentre su iPhone vi servirà un adattatore OTG da Lightning a USB-C. Questo vi permetterà di accedere direttamente alla memoria della GoPro. Sulla applicazione verrà fuori connessione tramite USB e appunto, potrete accedere alle vostre riprese direttamente per scaricarle a velocità piena. Un'ultima considerazione va fatta per quella che è la gestione di questi file creati dalla GoPro 10 su un computer. Personalmente mi sono trovato veramente molto bene utilizzando il MacBook Pro 13 pollici M1 che, tra l'altro, mi sono anche portato in vacanza e ci sono anche un po' rimasto male eh, su quanto funziona bene perché eh, riesco a eh, vedermi l'anteprima di file anche molto grossi in 5k senza alcun tipo di lag e questo un po' mi fa tornare al precedente video che avevo fatto di confronto con invece il mio 16 pollici maxato completamente che vi lascio qui sopra in descrizione non solo anche l'importazione e l'editing su Final Cut eh, in questo computer relativamente economico. Stiamo parlando di un computer da 1500 euro, quindi non proprio economico, ma che comunque rappresenta un'ottima base e. Perfetta. riesco ad editare praticamente tutto senza problemi sulla memoria interna le operazioni di rendering e di importazione durano un pochettino di più ma nulla di grave e soprattutto riesco sempre anche a fare senza problemi slow motion, tutte queste cose qui stesso discorso vale su Lightroom questi qui sono un po' i due programmi che utilizzo di più con GoPro eh, anche qui l'importazione è bella fluida riesco a modificare i file della GoPro senza problemi e quindi eh, tutto questo fa assolutamente piacere perché non stiamo parlando di una GoPro che è soltanto reperibile per computer molto molto costosi ma diciamo che con un buon computer si edita tutto tranquillamente anche i file più grossi 5k eccetera eccetera ok quindi ho dato un quadro generale Cercando di rimanere abbastanza super partes di questa GoPro qui, ora tiriamo un pochettino le somme. Chiaramente, come ogni anno, si tratta sicuramente della GoPro migliore di sempre. Chiaramente anche la GoPro più cara di sempre, perché pian piano stanno scalando anche la classifica del prezzo, e quindi rispetto all'altro anno, al prezzo minore a cui si poteva acquistare i RONOVE Black, quest'anno il prezzo è aumentato di circa 50 euro. E poi se facciamo un discorso da professionisti è più che giustificato per le prestazioni pazzesche che questa GoPro ha, per i numeri pazzeschi che questa GoPro ha, ma dall'altro lato per l'utente medio comunque più amatore è secondo me veramente poco significativo. E la solita GoPro? Sì, è veramente la solita GoPro, quella che conosciamo, la qualità è sempre... Veramente ottima, è lo standard a cui si adegua ancora tutto il resto del mondo. Ma è uno standard che per concetto e poca innovazione comincia, diciamo, a perdere pian piano l'appeal. L'impressione è un po' quella che GoPro si stia chiudendo su se stessa, si stia concentrando soltanto sul proporre ogni anno l'action cam che sanno fare benissimo e riproporla ad un livello successivo, ma non propongono nient'altro. Uh, abbiamo visto GoPro che in passato aveva rilasciato droni, stabilizzatori, veramente dei progetti molto grossi. Che purtroppo pian piano ha abbandonato. Quest'anno non si sa ancora assolutamente nulla né di una nuova action cam a 360 gradi, come era il progetto Fusion e poi Max, né di una session che ormai gli appassionati chiedono letteralmente in ginocchio e che probabilmente a breve. Qualcuno, qualche competitor comincerà a proporre un qualcosa di similare. Che comunque mi viene a dire non sarà GoPro e probabilmente non verrà amato così quanto eh, verrebbe amato se GoPro proponesse un prodotto session. Anche quest'anno sarà per me veramente un piacere continuare a utilizzarla, eh, ma ricordiamoci un po' un concetto in generale. Uh, questi cosi qui, gli smartphone, stanno diventando uh, a loro volta uno standard di qualità pazzesca. Uh, diciamo che ormai tantissime persone li usano uh, per fare tantissimo materiale foto e video, tanti professionisti usano anche questo coso qui, non particolarmente questo perché questo qui è abbastanza un telefono uh, mediocre, diciamo di fascia media e tra poco lo cambierò infatti mi stanno dando un po' di problemi e quindi mi sono un pochettino eh, stufato comunque non andiamo off topic e di conseguenza rispetto a un po' di anni fa eh, questo genere di dispositivi cominciano ad avere un mm, pubblico meno appassionato perché probabilmente una persona preferisce avere un dispositivo unico che fa tutto bene rispetto ad avere un dispositivo che costa altrettanto e che fa soltanto quello chi usa veramente una fotocamera del genere al suo potenziale action quindi sport eccetera eccetera sono pochi ed è per questo che vediamo in questo campo sempre meno novità ma chiaramente vedere una persona con un telefono sul casco mentre scia va in moto che okay, questo non succederà mai quindi eh, le action cam da quel lato continueranno ad avere la loro nicchia di mercato per fortuna perché comunque sono degli dispositivi veramente fantastici, eh, ma una nicchia più ristretta rispetto a un tempo. Non fraintendetemi perché nonostante tutto, nonostante si dica che GoPro è alla fine lavori male, eccetera eccetera, GoPro continua, diciamo, a fatturare dei gran soldoni e quindi credo che sappiano esattamente cosa stanno facendo, anche se secondo me eh, potrebbero farlo un pochettino meglio come in passato hanno fatto quando appunto tutto ciò tutto questo mondo non esisteva diciamo che potrebbero fare un po meglio ad ogni modo direi che eh, è proprio tutto questa mega recensione definitiva eh, è giunta al termine è stato veramente un piacere eh, testare per voi queste due telecamere e vi ringrazio tantissimo per la fiducia che ogni anno continuate a confermarmi. Credo che presto penserò anche a un video dedicato per testare le capacità eh, su un drone FPV di questa bestiolina qui. Grazie nuovamente per tutta questa community e per questa passione che ci unisce. Lasciate pure qui sotto un commento se aveste voglia di avviare una qualsiasi tipo di discussione. Io sono sempre Luca, siete sempre su Row Therapy. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!